Buonasera, benvenuti a questa serata che ci porterà un po' a conoscere quali sono le fonti energetiche che ci offrono quotidianamente sostegno, alimento nelle nostre attività quotidiane. Vedremo con i nostri relatori, che vi presento subito, Luigi De Paoli, professore di economia applicata, direttore del Master di Economia e Management Ambientale presso l'Università Bocconi di Milano, Gianni Silvestrino, direttore Scienze Silvestrini. Io sono un po' ancora cagionevole di salute, quindi scusatemi se avrò qualche defaianza questa sera. Rinnovabili, questo è l'argomento che tratterà Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, organizzazione no profit costituita da imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali impegnate nel raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto. Dirige anche la rivista Quale Energia. Davide Taparelli, invece, fondatore e presidente di Nomisma Energia, è professore a contratto presso l'Università di Bologna e il Politecnico di Milano ed editorialista del Sole 24 Ore. Per i lettori di questo quotidiano, qualche anticipazione del tema di questa sera è stata possibile già domenica scorsa, perché il Sole 24 Ore ha pubblicato due estratti molto sintetici delle relazioni che ascolteremo adesso in apertura del forum. Ciascun esperto per il proprio campo presenterà infatti brevemente i dati salienti su gas per quanto riguarda De Paoli, le rinnovabili Gianni Silvestrini, ma comincerei subito da Taparelli, che ha una sintesi di tutto quello che si può dire sul petrolio, la fonte di energia ancora più diffusa. E pensate, una cosa che mi ha colpito moltissimo, sono 90 milioni i barili al giorno, che vengono però anche dispersi nell'atmosfera, di petrolio che vengono utilizzati ogni giorno nel 2011. Questa è una delle informazioni che ci sono state anticipate dall'articolo, ma ho visto anche che il professore ne parla con toni quasi poetici, ricordando quanto deve essere veramente innamorato del petrolio, di quanto sia importante questa forma di energia e soprattutto di quanto il sole ce l'abbia coccolata per farla arrivare fino a noi dal tempo preistorico, anche in considerazione del territorio in cui ci ritroviamo qui a parlare questa sera, il territorio circostante proprio Modena. Professor Taparelli, a lei prima, dopo avremo un confronto, dopo queste prime tre relazioni e un forum su questo argomento. Grazie. Grazie, ha già detto tante cose, grazie a Modena, dove sono nato, dove ho studiato, grazie a Michelina Borsari che... Grazie a Modena, dove sono nato, dove ho studiato, con i miei amici qua che sono qua stasera, e dove ho imparato tante cose, poi sono andato via, adesso qualche cosa ho imparato, ritorno a raccontare con molta umiltà, però credo di aver imparato delle cose importanti, cercherò di raccontarle, molte le ha già dette lei, non è che sia innamorato del petrolio, però è una cosa sotto profilo economico estremamente interessante e interessantissimo anche sotto profilo storico e anche per il nostro futuro e per la nostra quotidianità. Questi sono un po' gli argomenti, ma vado veloce perché ce ne ho tante di cose. Però comincerei con questa cosa banalissima per due ragioni, per ravvivare un po', per farvi imparare qualche cosa, perché la questione energetica è fondamentale per il nostro futuro, per il nostro presente, e la questione energetica è decisa dalla gente, perciò tutto il pubblico, questa democrazia economica importantissima, una questione sulle centrali nucleari o sugli impianti, sulle linee elettriche, la decisione è mandata alla gente. Allora deve capire la gente che se va in bicicletta una persona esprime una potenza di 100 watt, cioè 0,1 kilowatt. Il contatore a casa, che sono 3 kilowatt, vale 30 persone che pedalano. Scusate, lasciatemeli chiamare schiavi. 30 schiavi abbiamo a casa sempre pronti per noi a pedalare. Una Fiat 500 del 2010 ha 59 kilowatt di potenza, pare circa 590 schiavi. Un treno Frecciarossa, 80.000 schiavi. Se prendo un aereo, un D19 al decollo, sono 8 milioni di schiavi che devono pedalare tutti insieme per andare. Ecco, questo brevemente per darvi una dimensione della quantità straordinaria di energia che noi in ogni istante consumiamo.
È per questo che arrivo poi alla fine, una delle prime conclusioni, fortissima, anche un po' provocatoria: non abbiamo alternative al petrolio. Vado avanti velocemente, parlo delle cose più brutte che c'è stata. Esattamente dopodomani noi celebriamo un anno dalla chiusura totale del pozzo Macondo, quello che è esploso il 20 aprile del 2011, che ha buttato negli US Gulf of Mexico circa 5 milioni di barili. In circa 4 mesi, perché è stato chiuso il 15 luglio, 4 milioni di barili, da Mattei, come diceva già prima, ho imparato tante cose perché studia molto, 90 milioni di barili ogni giorno consumiamo, noi 5 milioni li abbiamo buttati in mare. Qua ci sono altri incidenti, volevo dire solo che nel Golfo del Messico ne abbiamo chiusa una di piattaforme, ma ce ne sono circa 4.000 aperte, 7.000 pozzi chiusi, e in giro per il mondo ce ne sono altri 15.000 di piattaforme, non così a largo come quella di Macondo. Questo è come è stato distribuito il greggio, la parte rossa è quella che c'è ancora stimata in mare, ovviamente molta discussione sui danni che ha causato. Possiamo tornarci. Futuro del petrolio è come il passato, in crescita, perché noi in Italia ne consumiamo un po' meno, abbiamo delle macchine più efficienti, ma ne vendiamo sempre di più. Ma i cinesi, se avessero lo stesso tasso di penetrazione di auto che abbiamo noi in Italia, la domanda mondiale di petrolio sarebbe 3 volte superiore. Perciò la domanda di petrolio continua ad aumentare. Siamo a 40 milioni, arriveremo prossimamente verso 100 milioni. Vi do un po' di prezzi, il prezzo del petrolio adesso è altissimo. Riflettiamo un attimo su questo. Oggi, momento storico, guarda che coincidenza, Festival dell'Energia, l'IVA è aumentata dal 20 al 21%, il prezzo della benzina da 1,64 a 1,65, cioè un centesimo in più. Noi siamo uno dei paesi che paga di più la benzina, il carburante, e quel liquido straordinario che è il principale derivato del petrolio. Ecco, volevo su questa figura che è un po' complicata, voglio solo dire che il prezzo del petrolio, i sauditi o i libici quando lo vendono a $100 per barile, le tasse, come l'IVA ma le accise, pesano altrettanto, cioè i paesi consumatori incassano quanto i paesi esportatori grazie alle accise. Questo è il futuro adesso, forse Luigi farà vedere questi scenari. Forte crescita della domanda, il petrolio è la fonte fondamentale perché è liquido, perché consente di accumulare in un volume ristretto, che è quello che ci sta circondando in questi istanti tutti noi, che è quello nelle macchine che abbiamo tutte qua intorno, nelle città, ci muoviamo tutti in macchina, e questa straordinaria quantità di energia pronta per l'utilizzo, perché sennò quella 500 che equivaleva a 590 schiavi non si potrebbe muovere se non ci fosse la benzina. E qua, ecco sì, solo per dire che il futuro dell'energia sono due elementi: uno la mobilità, cioè lo spostamento delle persone e delle merci, l'altro l'elettricità, che si farà con le rinnovabili, ma molto di più secondo me col gas, perché la mobilità va tutto sul veicolo privato in Italia come nel resto del mondo, tutto si scarica perché è libertà. Oggi parlavamo, Silvestrini sottolineava il bello di andare in bicicletta a Modena, ma questa è anche la terra del motore, come quella di Bologna dove vengo anche io. A Bologna oggi ho visto che hanno fatto una bella manifestazione, una giornata, e ho visto le interviste al telegiornale, erano tutti così emozionati e contenti che hanno detto tutte le domeniche potremmo fare questo. Segnale? Certo, cioè, positivo, ma è bello stare in centro, andare a piedi, ma poi per i grandi spostamenti, certo. Ci sarà sempre la macchina. E niente, parlo un po' di petrolio, dopo ce ne ho qua dei campioni, ve li faccio vedere, anche assaggiare, ripeto assaggiare addirittura. Si è formato, è una cosa straordinaria, è energia solare accumulata nel sottosuolo, formatasi fra 100 e 260 milioni di anni fa, stoccata sottoterra, e grazie a una grande fortuna ci è arrivata questa figura. Vi ricordo che l'uomo sapiens arriva sulla Terra solo circa intorno a 2 milioni di anni fa, e 200 milioni di anni fa questa energia, circa 20-30 tonnellate di biomassa, cioè 30.000 chili di biomassa, con fortuna si trasformano in un litro di benzina, cioè meno di un chilo. Però, dando una storia molto più recente, il petrolio è sempre stato qualcosa di conosciuto sulla Terra, di diffuso, affiorava. L'Italia è uno dei posti dove affiora di più, l'Italia è uno dei posti dove da più tempo si fa cultura, si fa scienza,
e perciò si è sempre un po' studiato, compare nella Bibbia, ma ancora prima Babilonia, le città del Medio Oriente sono state costruite con il cemento che si usava, il bitume, cioè quello che troviamo per strada, lo stesso bitume era usato per fare le città della Mesopotamia. Si trova nella Bibbia, l'arca di Noè era foderata di bitume, nell'enciclopedia di Diderot, ovviamente mi piace molto citare questa cosa, che Diderot l'enciclopedia dedica varie spazi, in particolare petrolio, bitume, e cita i ducati di Parma, Piacenza e Modena come quelle aree alla fine del 1700 dove si produceva per fini economici, che era poi per ragioni medicinali, perché era una cosa talmente strana che si riteneva fare bene, forse qualche effetto positivo ce l'aveva, e anche si beveva, perciò era prodotto con grande quantità. In particolare c'è una zona di questi affioramenti italiani che sono le Salse di Nirano, pochi chilometri di qua, sopra Fiorano, sud di Fiorano, e c'è un po' più a destra, c'è sopra Sassuolo, vi risparmio la discussione sull'origine etimologica di Sassuolo, che è derivato da Sasso solo oppure da olio di Sasso, cioè che ovviamente non vuole contaminarsi nessuno col petrolio, perciò dico tutti Sasso solo. Ecco, lì Monte Gibbio, adesso si chiama, una volta si chiamava Monte Gibbio, è una delle aree, non so per quale ragione, che compare di più nella storia della discussione scientifica sul petrolio e sugli affioramenti nell'Appennino. Fra i tanti ce ne sono, il primo fu un certo, alla fine del 1400, Francesco Ariosto all'interno della corte degli Estensi, e poi tanti altri, lo Stoppani. Ma volevo citare soprattutto questo, che leggendo quello che ha scritto, per essere state in gran parte consuete le materie alimentive, soprattutto petrolio, per la grandissima estrazione che dai primi pozzi di Monte Gibbio da lunghissimo tempo ne viene fatta incessantemente. Questo era Lazzaro Spallanzani, reggiano, che era un gesuita, naturalista, filosofo, che è venuto qua a Modena nel 1763 insegnare, ha visitato tantissime volte i fuochi e le salse che c'erano qua sull'Appennino. Barigazzo, mi sembra di ricordare, quello più, anche uno di quelli più guardati vicino a Sestola. Spallanzani, già lui, ecco, che è stato qua al San Carlo a insegnare, se non ricordo male, greco e matematica, mentre filosofia ne insegnava all'Università di Modena, era uno che già allora, oltre che studiare di petrolio, si preoccupava molto dell'esaurimento. Questo per dire che è uno dei temi caldi. Noi adesso abbiamo riserve di petrolio per 40 anni. Nel 1932, quando i consumi erano un centesimo di quelli adesso, le aspettative di durata erano di 13 anni. Voglio concludere pertanto con questa nota positiva. Di petrolio sottoterra ce n'è tantissimo. Purtroppo i consumi stanno aumentando molto velocemente. Causa l'effetto serra, e questo è il problema su cui cerca di intervenire Silvestrini con le rinnovabili. E ogni giorno ricordo che tutti noi ne consumiamo 90 milioni di barili, soprattutto per le auto, ma anche per andare a far andare, a volte per fare l'elettricità, ma questa roba, le bottiglie di plastica, tutto ciò che riguarda la plastica e derivati sintetici deriva dalla nafta. Insomma, è un fossile straordinario che ci ha dato la natura. Secondo me è un grande regalo della natura. E poi questo credo che confermi il fatto che io ho avuto questa intuizione, è proprio appassionato del petrolio il professor Tabarelli, e in effetti ci ricorda quanto sia antico, quanto sia prezioso, quanto sia, ha detto, indispensabile, tanto che a suo giudizio non c'è alternativa. Poi vedremo se invece gli altri relatori hanno una idea combaciante, anche perché a fianco del trafiletto dedicato proprio alla sintesi di questa relazione, il Sole 24 Ore ha pubblicato domenica Gas per bilanciare, un estratto dalla relazione del professor Luigi De Paoli, dove invece si fa l'ipotesi che noi stiamo entrando nell'età dell'oro del gas, anche perché abbiamo cominciato a scoprire che non esistono solo i gas convenzionali che noi conosciamo, ma che soprattutto negli Stati Uniti si stanno cominciando a sfruttare gas non convenzionali, allora si aprono nuove prospettive. Professor De Paoli.
Grazie, anche io voglio iniziare ringraziando gli organizzatori del Festival della Filosofia che hanno ritenuto opportuno quest'anno all'interno del tema filosofia, la natura, fare anche, dedicare anche uno spazio all'energia, e grazie naturalmente anche alla nostra moderatrice che ha già così bene introdotto gli argomenti e anche un po' sintetizzato quello che cercherò di dirvi io. Anche io partirò da un discorso un po' di lungo termine per arrivare poi a parlare invece di gas e di gas volto al futuro. Lungo termine. Negli anni 70 fu chiesto a un ricercatore italiano, Cesare Marchetti, che lavorava vicino a Vienna, Luxemburg, all'Istituto di Analisi dei Sistemi Applicati, gli fu chiesto: ma qual è la prospettiva di lungo termine dell'energia nucleare? Il suo capo era un nuclearista, e allora lui studiò l'evoluzione dei consumi di energia nel mondo e gli parve di aver scoperto una legge di natura che era ovviamente, come tutte le leggi, destinata a permanere anche nel futuro. E allora, secondo questa legge, molti fenomeni seguono un andamento cosiddetto logistico, cioè che hanno una certa espressione di carattere matematico e un andamento, se vogliamo, a campana. E anche per i consumi di energia e soprattutto i consumi delle diverse fonti di energia, secondo Marchetti, il passato diceva che l'andamento era un andamento di questo tipo, cioè logistico, e quindi che ci sarebbero stati delle onde, diciamo così, di andamento dei consumi che si succedevano nel tempo. Quindi l'umanità aveva iniziato a usare energia basandosi soprattutto sul legno per molto e molto tempo. Poi era intervenuto il carbone, in particolare a partire dal 700 e poi sempre di più, e come potete vedere da questa figura il carbone era diventato dalla seconda metà dell'Ottocento e fino al 1960-1965 la fonte più importante usata per soddisfare i fabbisogni dell'uomo. Dopodiché era intervenuto il petrolio stava salendo nel momento in cui Marchetti e poi con un suo collaboratore pubblicò questo studio, era la fonte principale, ma prevedeva Marchetti resterà la fonte principale per una trentina di anni. Invece qual è la fonte che sta crescendo e che diventerà la fonte dominante? È il gas naturale, che avrà una periodo di dominanza decisamente più lungo di quello del petrolio, anche se meno pronunciato di quello del carbone. Poi invece ci sarà un'onda successiva, ecco il nucleare era la domanda che gli era stata posta, e dopo il nucleare cosa ci sarà? Nel lungo termine torneremo in una soluzione simile a quella iniziale, in cui c'era la legna che faceva quasi tutto, e questa soluzione di lungo termine sono le rinnovabili e la fusione nucleare. Lui coniò questo termine solfus, sol sta per solare, fus sta per fusione. Allora, questa legge che Marchetti sembrava di aver scoperto è una legge che poi si è avverata, in particolare dal punto di vista del gas. Qui vi ho dato qualche numero, per carità, non è che ve li voglio commentare tutti, ma insomma vedete com'è stato l'andamento dei consumi mondiali di energia, e all'interno dei consumi mondiali di energia quelli di gas, negli ultimi 30 anni, dal 1980 all'anno scorso, 2010. Nell'80 consumavamo 6 miliardi e 600 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, l'anno scorso ne abbiamo consumate 12 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio, quasi il doppio. Se però guardiamo il gas ha avuto un incremento decisamente più alto di quello dei consumi di petrolio, quindi da 1.300 milioni, 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, ma di gas, siamo passati a quasi 2 miliardi e 9, e la quota del gas sul totale mondiale è passata da 19,6%, un po' meno del 20%, al 24%. Quindi effettivamente c'è stata una progressione nei consumi di gas, una penetrazione
nei consumi di gas. Questo ancora di più in alcune aree, vi faccio osservare, l'Italia è uno dei paesi in cui lo sviluppo dell'uso del gas è stato più forte. Noi eravamo al 16% dei nostri consumi totali di energia nel 1980, l'anno scorso era 40% circa. Quindi effettivamente la previsione di Marchetti per quanto riguarda la dinamica di penetrazione del gas si è verificata, ma non si è verificata invece la dominanza del gas. Ancora oggi la prima fonte mondiale è il petrolio e la seconda è il carbone, il gas è appena lì dietro. Ma se vogliamo sostenere una crescita dei consumi di gas, come molti dicono che ci sarà in questi decenni e in tutto questo secolo, il problema è che dobbiamo avere le risorse naturali per sostenere la crescita della domanda, e se addirittura la quota del gas sul totale aumenta, vuol dire che il consumo di gas, l'uso di gas, cresce ancora di più di quanto non cresca la domanda. Abbiamo abbastanza gas per soddisfare le nostre necessità? La risposta è in un certo senso simile a quella del petrolio per il gas convenzionale, cioè in questi 30 anni, per esempio, nonostante che il consumo di gas sia più che raddoppiato, le riserve a fine 2010 sono più che raddoppiate, sono 2,3 volte rispetto a quelle del 1980. E quindi abbiamo più di 60 anni, circa 60 anni, diciamo, di consumo di gas col gas convenzionale. Ma se vogliamo spingere ulteriormente, il gas convenzionale ci basta. Ecco che da un po' di anni si parla di una grande rivoluzione nel settore del gas e una delle rivoluzioni molto significative per quanto riguarda il settore energetico in generale, ed è la rivoluzione del cosiddetto gas non convenzionale. In questa figura vedete che a sinistra c'è la produzione di gas convenzionale. Cosa si fa? Si fa un pozzo. Quindi si fora il terreno, si scende anche di alcune migliaia di metri sottoterra, si arriva in una roccia dove c'è porosa, dove c'è del gas, è come un pallone, se voi fate un buco in un pallone gonfiato, fate un buco, l'aria viene fuori, qui c'è il gas e viene fuori, viene in superficie. Quello che bisogna trovare, quindi la roccia dove ci sia il gas, e quello che costa è il pozzo. Ci sono poi invece dei giacimenti di cosiddetto gas non convenzionale, dove la roccia è, diciamo, meno porosa e il gas è meno denso all'interno di questa roccia. Quindi per tirar fuori il gas da lì costa molto, perché dovrei fare molti pozzi, ogni pozzo costa qualche milione di euro, quindi capite tutti che costerebbe molto. Però da alcuni anni si è applicata una tecnologia, delle tecnologie nuove che hanno permesso di produrre questo gas non cosiddetto non convenzionale in maniera, diciamo, competitiva, a costi paragonabili a quelle del gas convenzionale. Quali sono le novità tecnologiche? Quindi qui vedete c'è la natura, ma un altro binomio dell'interazione tra uomo e natura è la tecnologia, e noi interagiamo con la natura attraverso il sapere e attraverso la tecnologia. Qui la tecnologia cosa ha fatto? Ha fatto sì che, lo vedete nel pozzo appena più a destra, la perforazione non avviene inizialmente è verticale, ma poi diventa orizzontale, diventa all'interno della roccia in maniera orizzontale, e questo evita che io debba fare molti pozzi. Dopodiché la roccia, che è lo shale, lo scisto dove c'è dentro questo gas, va fratturata per favorire l'uscita del gas. E anche qui, novità tecnologica, la fratturazione attraverso l'iniezione di acqua, attraverso questi pozzi, acqua a una pressione molto forte, si frattura la roccia e allora il gas può confluire e uscire. Queste due grandi novità, grandi, significative dal punto di vista del loro impatto tecnologico, hanno permesso di sfruttare il gas non convenzionale, e sappiamo che di gas non convenzionale ce n'è molto di più di gas convenzionale. Quindi siamo, soprattutto il gas da scisti, siamo un po' agli inizi, perché è da pochi anni che questa tecnologia si è affermata soprattutto negli Stati Uniti, ma in prospettiva potrebbe diffondersi in tutto il mondo, e se ciò si avverasse
ecco che le riserve di gas sarebbero molto più elevate di quelle che conosciamo e quindi anche potremmo soddisfare la domanda di gas mondiale e anche una crescita molto forte di questa domanda. Lo vedete già in questa figura qual è la situazione negli Stati Uniti, quello di cui vi ho parlato in particolare è quello che qui è scritto shale gas, il gas da scisto, quello in blu, in celeste. Vedete che già oggi fa il 14% della produzione di gas negli Stati Uniti, ma se andiamo al 2035, è lontano ma non così tanto, diventerebbe quasi la metà del gas prodotto negli Stati Uniti. E quindi c'è una forte aspettativa. Qual è il problema del gas non convenzionale? Che la diffusione della sua produzione ha anche delle conseguenze ambientali. Rapporto con la natura attraverso la tecnologia ci dà dei risultati ma lascia anche dei sottoprodotti, appunto uno dei sottoprodotti qui è l'impatto ambientale non trascurabile che deriva dal fatto che comunque vanno fatti molti pozzi, quindi non si possono fare molti pozzi in aree densamente popolate come per esempio l'Italia e poi bisogna iniettare acqua, quest'acqua in parte può eventualmente contaminare le falde freatiche, quindi ci sono delle forti preoccupazioni. Quindi soprattutto in Europa c'è una grande discussione oggi sul gas non convenzionale, proprio settimana scorsa il commissario europeo Günther Oettinger ha dichiarato che l'Europa prenderà una posizione su questa produzione comune l'anno prossimo, perché in Francia per esempio l'hanno proibita sotto spinta dei Verdi. A giugno dell'anno scorso è stata fatta una legge che rende praticamente impossibile la produzione. Invece si sta discutendo e ci sono forti prospettive in Polonia e in Bulgaria. Anche in Italia ci sarebbe un po' di questo gas. E allora veniamo alle prospettive, all'ultimo punto. Quali sono le prospettive del gas? Aveva ragione Marchetti, anche se con un certo ritardo, il gas diventerà la fonte dominante e la fonte dominante di questo secolo. In un certo senso si è espresso in questo modo, lo farò vedere nell'ultima figura, l'IAEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia di Parigi, a fine giugno ha pubblicato un rapporto speciale intitolato «Stiamo entrando nell'età d'oro del gas», proprio a significare il gas sarà la risposta di questo secolo, almeno nella prima parte di questo secolo, ai nostri fabbisogni di energia. Perché potrebbe essere così? Una cosa l'abbiamo già detto, le risorse sono già abbondanti, diventano ancora più abbondanti se produciamo gas non convenzionale. Però ci sono anche altri motivi. Dove il gas può penetrare? Nei confronti dei trasporti la vita è difficile, il trasporto è ancora l'area dominata dal petrolio e penso anche io che almeno per un paio di decenni non ci saranno grandi sfide dal petrolio, è vero che ci sono i combustibili diciamo derivati dalla biomassa, il biodiesel o l'alcol che si stanno utilizzando in maniera crescente, è vero anche che si sta discutendo e ci sono buone prospettive dell'auto elettrica e quindi l'auto elettrica andrà a elettricità, se produciamo l'elettricità con un'altra fonte spiazziamo il petrolio, però credo che sui trasporti per i prossimi 20 anni il petrolio non potrà essere insidiato. Dove invece si giocheranno di più le partite concorrenziali tra le diverse fonti? Nella produzione elettrica, che è l'altra grande consumo in crescita in tutto il mondo. E come si produce energia elettrica? Oggi nel mondo la prima fonte per produzione elettrica è il carbone. Il 40% di tutta l'energia mondiale prodotta viene da carbone, poco più del 20% da fonti rinnovabili, il 13-14% da nucleare e il resto da gas. Quindi il gas è ancora limitato nella produzione di energia elettrica. E con chi se la deve vedere il gas nella produzione di energia elettrica? Con chi se la doveva vedere? Col nucleare e col carbone. Le rinnovabili, il discorso è diverso, ne parlerà Silvestrini dopo di me. Ora, per quanto riguarda il nucleare, io credo che dopo l'incidente di Fukushima, e quindi non sto facendo un discorso a livello Italia, per l'Italia io credo che le chance di rientro del nucleare fossero molto basse, per non dire nulle, a prescindere dall'incidente di Fukushima. Fukushima, il referendum ha semplicemente ufficializzato e sancito questa uscita, ma
A prescindere, non credo saremmo rientrati nel nucleare. Ma a livello mondiale, ora, a livello mondiale, io credo che come Chernobyl, l'incidente di Chernobyl ha segnato un'indubbia frenata per il nucleare mondiale, non l'ha messo completamente fuori gioco, ma l'ha fortemente frenato. La stessa cosa accadrà con Fukushima. Vedremo soprattutto cosa farà la Cina e l'India, ma sono, e la Russia in parte, ma a parte questi grandi paesi credo che il nucleare è frenato. Quindi c'è la concorrenza tra gas e carbone per il futuro della produzione elettrica. E qual è il grosso attu che ha il gas rispetto al carbone? Di nuovo natura, ambiente. L'impatto ambientale del gas rispetto al carbone in termini di emissioni di CO2, che è il principale gas di serra, come la maggior parte di voi sanno, e quindi che dobbiamo cercare di limitare, ecco perché dobbiamo bruciare meno combustibili fossili. Bene, se invece di carbone usiamo gas, nella, per esempio per il riscaldamento, in Italia il carbone non si usa, ma insomma per fare un paragone, risparmiamo circa il 40% di emissione. Se guardiamo la tabella sotto, nella produzione elettrica, siccome le centrali a gas, non solo il gas emette meno CO2 a parità di energia, ma le centrali a gas hanno un rendimento maggiore delle centrali a carbone, qui il risparmio è più della metà. In questa tabella, secondo i dati della, uno degli ultimi rapporti della IEA, è più del 56%. Quindi vedete che il gas sembrerebbe darci una risposta non da solo, ma assieme alle rinnovabili e assieme anche alle altre fonti, perché poi io non credo che ci sia mai una fonte totalizzante, forse nel lungo termine, questo si vedrà, il solare, ma ci potrebbe dare una risposta a soddisfare le nostre esigenze energetiche e nello stesso tempo cercare di rispettare il più possibile i vincoli ambientali. È sicuro il quadro che vi ho detto? Beh, tutti voi sapete che non c'è niente di sicuro, ci sono ovviamente delle incertezze, ne ho già dette alcune per il gas non convenzionale, anche per l'impatto ambientale. Il gas è meglio del petrolio ed è molto meglio del carbone, ma se dovessimo fare una lotta ai cambiamenti climatici ancora più forte, necessitata, che ne so, dal fatto che constatiamo che davvero le cose vanno peggio del previsto, allora anche il gas rimane comunque una fonte che emette CO2 e quindi dovremmo ancora di più affidarci alle rinnovabili, di cui adesso credo parlerà Silvestrini. Grazie professor De Paoli, e abbiamo visto che dalle sue parole abbiamo ascoltato che il gas è meglio del petrolio per quanto riguarda l'ambiente. Il tema del Festival Filosofia di quest'anno è la natura e gioco forza, diciamo che il suo, professor Silvestrini, è l'argomento più atteso, perché noi ci aspettiamo molto dalle energie rinnovabili, anche perché sappiamo che sono del tutto prive di conseguenze negative per l'ambiente, forse hanno qualche impatto emotivo diverso, perché effettivamente dal punto di vista estetico forse si possono fare ancora dei miglioramenti. Ma parliamo di Kyoto, visto che lei è così impegnato, e parliamo di quelli che sono degli obiettivi. Abbiamo sentito quanta differenza c'è tra le posizioni anche dei governi. Gli Stati Uniti cercano il gas di nuova generazione, mentre la Francia vieta questo tipo di perforazioni. Noi stiamo ancora a pensare molti interrogativi a cui altri hanno dato risposta. In un mondo che è globale, è possibile evitare di avere delle risposte complessive, armoniose? Kyoto, per esempio, è stato rifiutato dagli Stati Uniti. Kyoto è considerato come un freno per le grandi potenze. Riusciamo da soli a ridurre le emissioni di anidride carbonica, di CO2, e quanto è veramente importante, utile arrivare a, nel 2050, come è previsto, alla riduzione dell'80% delle emissioni? Grazie. Sì, grazie. Innanzitutto un riferimento ai due interventi che mi hanno preceduto. C'è molto petrolio, c'è molto gas, aggiungo io, c'è anche molto carbone, più carbone ancora di petrolio e gas. Quindi tutto va bene,
Beh, intanto non è tutto così certo, perché per esempio sul fronte del petrolio c'è qualcuno anche molto autorevole come l'Agenzia Internazionale dell'Energia che qualche sospetto ce l'ha. Ci sono sospetti che alcuni grandi paesi arabi stiano sovrastimando le loro riserve, ma comunque e comunque negli ultimi anni la produzione convenzionale del petrolio non è aumentata, è aumentata quella non convenzionale delle biocombustibili. Ma resta il fatto che siamo in un mondo finito e quindi a un certo punto il problema ce lo dovremmo porre. In realtà c'è però un vincolo ambientale che sta già adesso determinando dei cambiamenti nelle strategie energetiche e che a mio parere sarà ancora più decisivo negli anni prossimi, esattamente il vincolo climatico, che in questo momento vede fortemente impegnata l'Europa, vede parzialmente impegnati altri paesi come il Giappone, effettivamente gli Stati Uniti, che hanno dei grossi interessi, pensiamo a tutto il settore del carbone, sia miniere sia centrali, che rema conto, il petrolio e così via, nessun presidente, neanche Obama, è riuscito a portare a casa una legge di riduzione delle emissioni nel suo paese, che era la condizione essenziale per andare a una trattativa internazionale con la Cina, la quale giustamente dice: ma io perché mai dovrei impegnarmi a contenere le emissioni se tu, principale emettitore fino a 2 anni fa, perché poi è stato superato dalla Cina stessa, se tu non ti impegni. Ora, questo vincolo io credo che andrà nei prossimi anni, decenni, ad essere un vincolo sempre più serio e incisivo, perché parliamo di una problematica ambientale che, al contrario di tutte le altre problematiche ambientali, che se affrontate in maniera seria, corretta, possono portare alla soluzione progressiva dei problemi, inquinamento dell'acqua, dell'aria e così via. In questo caso, anche se fossimo tutti paesi del mondo decisi a essere molto impegnati, riusciremo a contenere l'aumento degli impatti in maniera significativa, ma non riusciremo a contenere il fatto che la situazione peggiorerà, perlomeno in questo secolo e il prossimo secolo. Quindi, mio parere, e siccome non stiamo facendo tutto quello che dovremmo fare, anzi siamo ben lungi, il protocollo di Kyoto prevedeva per i paesi industrializzati una riduzione del 5% tra il 90 e il periodo 2008-2012, in realtà poi gli Stati Uniti non hanno ratificato, è esplosa la Cina, che non era prevista al tempo della firma del protocollo di Kyoto 97, e il risultato è che il mondo tra il 90 e il 2010 ha avuto un aumento delle emissioni che ha sfiorato il 40%. La comunità scientifica ci dice: altro che aumentare il 40%, voi dovete andare rapidamente a arrivare a un plateau e poi a ridurre progressivamente, fino a ridurre del 50% a livello mondiale e, come giustamente diceva, del 80% dei paesi industrializzati, perché chiaramente gli altri, la Cina, l'India e così via, avranno una crescita, avranno più difficoltà a ridurre le emissioni. Allora, 80% di riduzione in 40 anni è qualcosa che fa veramente tremare nei polsi, perché significa cambiare totalmente il modo in cui produciamo l'energia, ma anche il modo in cui noi consumiamo l'energia. E restando all'Europa, possiamo dire che per una sensibilità, in particolare nel centro Europa, Germania, ma anche Gran Bretagna, anche Francia per certi versi, l'impegno, la visione, il mondo politico di questi paesi ha una visione di quello che potrà succedere, dei rischi che ci sono e di quello che potrà succedere, che ha indotto a definire delle proprie strategie nazionali molto incisive, che sono dettate sia da preoccupazioni di tipo ambientale, perché l'opinione pubblica, il tedesco medio, che sia della CDU che dell'SPD o dei Verdi, è fortemente motivato, sia anche per motivi di politica industriale. E la Merkel, quando si batté per gli obiettivi 20-20-20 del 2020, 20% di riduzione delle emissioni di gas serra, 20% di quota di rinnovabili
soddisfacimento di bisogni di consumi finali europei e 20% di efficienza energetica, lo disse agli altri capi di governo, lei in quel momento era quella che coordinava i capi di governo europei, disse: bisogna che questi obiettivi, quello delle rinnovabili e quello della CO2, siano legalmente vincolanti, perché altrimenti non faremo niente, come non abbiamo fatto niente noi Italia per l'obiettivo 2010, che già esisteva ma non era legalmente vincolante. E disse: questa è una straordinaria opportunità per l'Europa, e lo possiamo dire noi in Germania perché ci abbiamo creduto e abbiamo fatto di più di quanto ci chiedeva l'Europa, parlando di quello che è successo fino al 2007. E abbiamo creato un'industria rinnovabili. In questo momento la Germania ha 380.000 addetti nel settore rinnovabile, è un pilastro dell'economia tedesca e cresce costantemente, e quindi questa sfida consentirà all'Europa di mantenere, perché già l'aveva, una leadership mondiale sulle rinnovabili. Quindi è un ragionamento di politica ambientale ma anche di politica industriale, e questo ragionamento convinse, del resto veniva dalla Merkel, un governo di centrodestra, non è che erano i verdi che lo dicevano, quindi venne adottata questa posizione, e questa posizione ha fatto sì che sia avvenuto, poi vi darò qualche dato, veramente un'esplosione delle rinnovabili in Europa. Devo dire che però la situazione si è movimentata immediatamente dopo, perché è arrivato Obama negli Stati Uniti che ha dato un colpo all'acceleratore, molto nell'attività di ricerca e innovazione. Io credo che gli Stati Uniti avranno dei risultati fra 3-4 anni, hanno delle difficoltà ad avere delle politiche unitarie di incentivazione a livello nazionale, per cui è oscillante la risposta in termini di installazioni. E poi soprattutto abbiamo avuto la sorpresa della Cina. La Cina sorprende in tutto e ovviamente ha sorpreso anche nelle rinnovabili. Ha sorpreso nelle rinnovabili nel settore della produzione, è diventato rapidamente il numero uno nella produzione di celle fotovoltaiche e moduli fotovoltaici. L'anno scorso è diventato numero uno anche nella produzione di aerogeneratori e ha iniziato a non soltanto esportare in tutto il mondo, e per questo vi dirò come secondo me le prospettive, che sono in questo momento molto difficili, di un accordo, non credo proprio che si arriverà a nessun accordo a Durban quest'anno e anche i prossimi anni, perché fino a quando gli Stati Uniti non riusciranno a prendere posizione sarà difficile. Però io sono convinto che la Cina, nel momento in cui si espande notevolmente la propria green economy, avendo come interfaccia la green economy del mondo, ha tutto l'interesse che si crei un mercato green, e quindi ha interesse che si arrivi a un accordo. In questo momento ovviamente hanno una maggioranza della loro industria che è legata al carbone e così via, quindi non ha nessun interesse in questo momento, ma se ragioniamo a 5 anni, 10 anni le condizioni cambieranno, quindi probabilmente un accordo si arriverà, paradossalmente, perché cambieranno le condizioni in Cina. Quindi stavo dicendo che la Cina ha creato anche un mercato interno, e l'anno scorso è diventato il numero uno anche nella installazione di impianti eolici, in questo momento è la prima potenza mondiale per impianti eolici, e quest'anno ha fatto partire anche il mercato del solare fotovoltaico, e io credo che in pochi anni diventerà il numero uno anche nel fotovoltaico. Quindi abbiamo a questo punto una lotta a tre tra Cina, Europa e Stati Uniti. Chi vince in questa lotta a tre? Ma vinciamo noi. Perché? Perché avendo una crescita incredibile della velocità di diffusione di queste tecnologie, pensate che il fotovoltaico, che è la tecnologia più costosa, la più lontana dalla competitività, l'anno scorso ha avuto un aumento della diffusione delle installazioni del 130%, non del 30%, del 130% l'anno scorso. E i prezzi del fotovoltaico negli ultimi 2 anni e mezzo, i moduli fotovoltaici si sono dimezzati, i costi sono dimezzati, i prezzi sono dimezzati. Quindi ricerca, innovazione, grandi fabbriche, prima si facevano fabbriche da 10 megawatt di capacità produttiva all'anno, poi di 100, adesso si fanno a 500, di 1000, e quindi questo consente maggiore automazione e riduzione dei prezzi. Quindi diciamo, questo scenario consente anche di far sì che le fonti rinnovabili, finora considerate fonti marginali, fiore all'occhiello, adesso cominciano a essere un elemento del panorama energetico che ha fatto irruzione. Vi do solo un dato.
Tra il 2000 e il 2010 in tutta l'Europa, quindi non solamente la Germania o la Spagna, che pure è stata molto vigorosa, ma tutti, quindi Bulgaria, Romania, Portogallo, la potenza elettrica installata tra il 2000 e il 2010, in 11 anni, quasi la metà di tutta la potenza elettrica installata in Europa è stata di rinnovabili, eolico, fotovoltaico, biomassa. E questo vi dà il segno del cambiamento che è già in atto, che è già in atto in Europa, che sta iniziando anche in altri paesi, perché l'obiettivo che ha l'Europa, questo 20% di rinnovabili, è su tutto, anche il termico e i trasporti. Sull'elettrico significa fare circa un terzo, cioè noi fra 10 anni un terzo, un kilowattora su 3 che utilizzeremo in Europa verrà da fonti rinnovabili. Questo stesso l'obiettivo l'ha la California. Il Giappone dopo Fukushima si è dato un obiettivo, ha accelerato notevolmente gli obiettivi sulle rinnovabili, si è dato un obiettivo sulle rinnovabili anche la Russia, quindi sta cambiando tutto. E vi do un altro dato, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, nata per petrolio e gas dopo la crisi petrolifera del 73, per proteggere gli interessi dei paesi industrializzati, ha, se voi andate a vedere i suoi rapporti, anno dopo anno ha aumentato le valutazioni sulle prospettive delle rinnovabili. L'ultimo rapporto dell'anno scorso e diceva il solare potrebbe dare il 25% della produzione elettrica mondiale nel 2050, qualche anno prima era il 2-3%, un rapporto che uscirà a dicembre dice che potrebbe arrivare al 2060 a coprire oltre la metà di tutti i consumi energetici mondiali, quindi trasporto, calore e produzione elettrica. Questo vi dà anche l'idea di come cambiano le percezioni di diffusione di queste tecnologie. Un'ultima cosa, noi stiamo andando a un cambio radicale, diciamo, di un paradigma energetico, questo si chiama Festival della Filosofia. Noi fino al secolo scorso avevamo, parliamo della produzione di energia elettrica, una serie di centrali elettriche, centri di produzione di grande potenza, 10, 20, 50, 100 a seconda del paese, e poi milioni di utenti che utilizzavano l'energia elettrica. Adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo che le centrali elettriche rimangono, ma il nuovo, in larga parte, il nuovo è fatto da piccoli impianti diffusi sul territorio. L'Italia in questo momento ha 300.000 impianti fotovoltaici, eolici e biomassa. La Germania ne ha 1 milione, 1 milione, quindi voi immaginate una nebulosa di punti distribuiti. E questo pone tutta una serie di altri problemi, perché se io ho una domanda che fluttua nel tempo, accendo la luce, accendo il condizionatore, ho un sistema elettrico che è in grado istante per istante di rispondere a una domanda che fluttua. Ma se io ho anche una parte di domanda elettrica, di produzione elettrica che fluttua, la situazione diventa più complicata. In Germania, a luglio, nei weekend, noi avevamo 12.000 megawatt fotovoltaici e 22.000 megawatt nei weekend soleggiati, 22.000 megawatt di convenzionale. E questo pone dei grossi problemi di gestione della rete. Da qui la grossa attenzione alle reti intelligenti, come fare per governare la domanda elettrica, gli accumuli e così via. Quindi non è così banale il problema. Però stiamo passando da un sistema centralizzato a un sistema distribuito. Ci sarà una fase di transizione che potrà durare parecchio, ma questa è la transizione. Ultima cosa, che poi magari riprenderemo, visti gli obiettivi così ambiziosi, meno 80%, mentre noi tutto sommato abbiamo, come Italia per esempio, adesso gli stessi livelli di emissioni che avevamo nel 90, forse 1-2 punti percentuali in meno, dipende come è andata l'economia quest'anno, ma non credo, insomma. Se vogliamo raggiungere quegli obiettivi, dobbiamo intervenire in tutti i settori. Per esempio, un altro obiettivo dell'Europa, dal 2021 tutte le nuove case dovranno essere nearly zero energy, a consumo quasi zero. Quindi sarà una rivoluzione nel campo edilizia. Abbiamo avuto la rivoluzione nella produzione, adesso avremo la rivoluzione nell'edilizia, nei trasporti e così via. Quindi sarà un settore rapidamente in trasformazione. Ma non basterà, questa era la riflessione finale. Io sono convinto che per raggiungere questi obiettivi così ambiziosi bisognerà poi ripensare anche gli stili di vita, bisognerà ripensare anche il modello di sviluppo, bisognerà pensare a che cosa produciamo, a che cosa serve, perché sennò non li raggiungeremo questi obiettivi. E siccome se l'evoluzione del cambiamento del clima diventerà
diciamo, andrà nella direzione di un catastrofismo, potrebbe succedere che ogni anno la situazione va peggio, ecco che saremo obbligati a trovare soluzioni più drastiche, e sono convinto che a quel punto dovremo ripensare gli stili di vita e il modello di sviluppo, oltre a appoggiarci a tutte queste evoluzioni tecnologiche che abbiamo visto. Grazie ai tre relatori, perché avete ragione ad applaudirli, sono stati assolutamente chiarissimi. Data la loro competenza, c'era la possibilità e il rischio alto che parlassero in termini estremamente tecnici ed elaborati, invece ci hanno fatto capire benissimo che questo è un momento di possibile enorme cambiamento.